Bentrovati all'appuntamento con Dentro Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come il nostro solito, sono tre gli argomenti che approfondiremo in questo nostro incontro e partiremo parlando del Via Libera al rendiconto per il 2022. L'atto è stato votato a maggioranza, invece all'unanimità è stato approvato un ordine del giorno che invita a destinare parte dell'avanzo all'Alto Mugello colpito dal maltempo. Per quanto riguarda invece le cave, sia le modifiche alla disciplina dei siti estrattivi da riqualificare, è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale questa proposta di legge. Poi si parla anche del volley femminile gonfalone d'argento alla Savino del Bene di Scandicci. E quindi l'Aula ha approvato il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022 a favore della proposta di delibera, ha votato la maggioranza, mentre il gruppo della Lega ha votato contro e Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Approvato invece all'unanimità un ordine del giorno collegato all'atto presentato dalla consigliera Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani in merito a quella che dovrebbe essere la destinazione dell'avanzo libero di amministrazione in favore dei comuni dell'Alto Mugello colpiti dagli eventi meteorologici del 17 di maggio e quindi impegna di fatto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a attivarsi affinché almeno una parte della quota disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre del 2022 sia proprio destinata all'erogazione dei contributi volti al superamento dell'emergenza in corso nei comuni dell'Alto Mugello. Ascoltiamo anche il parere dei consiglieri partendo proprio da questo punto dall'ordine del giorno presentato da Elisa Tozzi. Sono, direi, soddisfatta perché oggi è stato dato un segnale importante da parte dell'Aula proprio in sede di approvazione del rendiconto del Consiglio. Noi avevamo un avanzo importante, cioè cosa significa? Avevamo delle risorse libere che non erano state impiegate, che possono essere impiegate a discrezione dell'organo consiliare. Ecco, oggi l'Aula, in modo direi unanime, e questo mi dà particolare soddisfazione, ha votato un ordine del giorno con il quale si impegna comunque una parte di quelle risorse a destinarle verso quelle zone che hanno subito danni ingenti, situazioni di grave difficoltà, che sono i comuni appunto colpiti dall'alluvione dell'Alto Mugello. Sono zone che naturalmente soffrono di situazioni critiche già da un punto di vista ambientale, lo sappiamo bene, sono comuni che hanno anche una difficoltà ad essere raggiunti molto spesso, la percorribilità della loro viabilità, il collegamento per le attività economiche e per i cittadini è importante. Riuscire a dare un segnale di attenzione a quei territori, oggi io credo sia stata la dimostrazione che quando la politica si trova sui temi, sulle necessità e sulla concretezza possiamo fare anche dei piccoli dei piccoli capolavori, perché dimostriamo davvero di essere attenti alle esigenze dei cittadini. Quando questo accade e lo si fa in modo unanime, io credo che dobbiamo essere soddisfatti tutti quanti. Che è un consuntivo che ci parla di una gestione attenta, oculata e che guarda anche al futuro. Le risorse che vengono assegnate al Consiglio regionale dalla Giunta, che ammontano al 98% del bilancio del Consiglio, sono risorse che sono costanti negli anni, quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa, non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica, dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione, ad esempio una per tutte, cito il risparmio di 300.000 euro sulle utenze. In tempi in cui il costo delle utenze è esploso, aver risparmiato 300.000 euro è sicuramente un segno di attenzione particolare. C'è un avanzo d'amministrazione di 1.700.000 euro che potrà essere nuovamente utilizzato dal Consiglio a breve, in quanto le risorse potranno essere riutilizzate in questo esercizio finanziario. Il rendiconto del Consiglio regionale, noi ci siamo astenuti, ho sollevato personalmente come Presidente un doppio problema. Da una parte avanza 1.700.000 euro, ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio, che risente ancora di un ritardo negli investimenti, soprattutto per le infrastrutture tecnologiche e telematiche a supporto del lavoro
lavoro dei consiglieri, ma soprattutto ancora una volta la Giunta ha approvato il rendiconto generale della Regione, che comprende anche il rendiconto del Consiglio regionale che stamattina dovevamo votare prima del voto di stamani. Come al solito quindi il Consiglio non può entrare nel merito, ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine e di ratifica di scelte fatte da altri. È un percorso che non ci piace, l'abbiamo fatto presente al Presidente Giani e al Presidente Mazzeo. Il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto, un atto importante che ne determina da una parte un avanzo di amministrazione importante per consentire di continuare a finanziare iniziative legislative come uffici di presidenza, se penso alle iniziative rivolte ai giovani, penso alle associazioni, penso al mondo della cultura, dello sport. Quest'anno ci finanzieremo un progetto sull'identità culturale dei giovani toscani e il prossimo anno potremo avere altre risorse da destinare rispetto a queste iniziative sull'identità toscana. Nel contempo, grazie all'atto approvato dal Consiglio regionale, vengono messi da parte delle risorse per sostenere e aiutare le popolazioni del Mugello che sono state colpite dalla forte alluvione che ha coinvolto ovviamente la Romagna ma anche un pezzo importante della Toscana. Gli avanzi di bilancio, questi avanzi importanti di bilancio, in realtà non sono avanzi dovuti a situazioni eccezionali, come per esempio ormai va di moda al Covid. Sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che anche se sono diminuiti continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione. Quindi noi abbiamo sollecitato questo elemento per far sì che in realtà le risorse siano ben individuate per quelle che sono le esigenze del Consiglio regionale, ben individuate dai dirigenti e dagli uffici dei settori differenti per far sì che siano spese nel almeno 95% di quella che è la loro portata. Perché? Perché questo continuo ricorso alle variazioni di bilancio non è, a nostro avviso, comprensibile. È bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo. Il rendiconto ha sempre una grave lacuna, quello di mancare di dare risorse ai gruppi, ai partiti dell'opposizione perché possano finanziare delle loro proposte di legge. In questa regione le proposte di legge passano o se sono gradite alla maggioranza o se le presenta la maggioranza stessa. E questo è un modo per tarpare le ali non soltanto all'opposizione ma alla democrazia, perché anche gli eletti della minoranza, delle opposizioni hanno una loro rappresentanza e hanno un loro diritto a non vedere le loro leggi carta straccia oppure a non essere nemmeno presentate. Questo è quello che continuiamo a chiedere con forza da anni, perché è un modo per silenziare quella che è la nostra attività e soprattutto per azzerare le nostre prerogative, e su questo noi continueremo a dare battaglia fino all'ultimo. L'aula del Palazzo del Pegaso ha dato il via libera alla modifica della disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Il provvedimento è stato approvato con 21 voti a favore, 2 voti contrari, 5 astenuti. La Lega non ha espresso il voto. È un provvedimento che disciplina il recupero di aree interne ai giacimenti, un'opportunità quindi da incentivare in quanto concorre al prioritario riuso di aree che sono già interessate dall'attività estrattiva e al tempo stesso però rappresenta un'occasione per condurre a conclusione il recupero di aree estrattive che diversamente non lo sarebbero. La proposta 148 prevede di creare una nuova tipologia di siti estrattivi, sono i siti da recuperare. Praticamente, lo dico in maniera molto semplice perché l'argomento è molto complicato e credo che i nostri ascoltatori siano più interessati al ripristino del paesaggio che la norma prevede rispetto ai tecnicismi ad essa legati. Ci sono tutta una in Toscana tanti siti che sono stati abbandonati e sui quali non è stato fatto il ripristino ambientale che, seppur previsto, per mille cause, fallimenti, recessi da contratti, per mille motivi che non sto qui ad analizzare, sono rimasti lì come sono. Passando per la autostrada ne vediamo moltissimi anche nei nostri territori. Abbiamo introdotto una norma secondo la quale i comuni possono fare richiesta di autorizzare l'estrazione all'interno di questi siti che sono non più attivi per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione, comunque non superiore ai soldi, diciamo così, che costerà il progetto di ripristino. Banalizzo, se ripristinare una cava costa 5 milioni,
e il 30% della commercializzazione del materiale estrattivo è 7 milioni, comunque non si potrà concedere la possibilità di estrarre più di quanto l'azienda che chiede questa cosa spende per ripristinare quel sito. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, naturalmente escludendo i materiali ornamentali, perché in alcune parti del nostro territorio, nel nord della Toscana, per esempio Carrara, diventava un problema se si autorizzava ancora di più questa cosa. Invece è proprio fatto per dire, vabbè, chi c'era prima non ha avuto la possibilità, per qualunque motivo, ripeto, di metterlo, di bonificare questo terreno, di renderlo paesaggisticamente, dal punto di vista della sicurezza, coerente con quel paesaggio. Diamo a chiunque ne faccia richiesta, i comuni danno a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di ripristinarlo, dandogli una compatibilità economica con l'estrazione. Ma per noi è una norma molto positiva che abbiamo votato, un progetto al quale lavoravamo da mesi, un impegno della maggioranza assunto in maniera condivisa, che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende in un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi, ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano, diciamo, di essere diseconomici, e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali, quindi richiesta dai territori e quindi, diciamo, sostenuta con forza anche dal nostro partito. Rimane un po' anacronistica, diciamo, punto di vista molto ideologico dei 5 Stelle, che contrari a tutti anche su questo aspetto, vorrebbero, diciamo, un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale, economico come quello attuale ovviamente non può permettersi. L'articolo 31 bis che è stato inserito nella normativa di fatto è un metodo per derogare alle leggi che la Regione Toscana stessa ha fatto. Quindi di permettere di nuovo di fare delle estrazioni arrivando fino al 30% della quota prevista precedentemente nelle cave che già da 5 anni sono state dismesse perché hanno raggiunto il loro obiettivo. E tutto questo, lo scopo ufficialmente, è per riuscire a trovare il denaro per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza. Denaro che doveva già essere trovato durante la vita della cava stessa, anche perché ha prodotto nel frattempo utili alle aziende, alle ditte che hanno lavorato all'interno di queste cave, e invece adesso, diciamo, con questo escamotage normativo si ritrovano ad essere riattivate. Questo troviamo che sia grave come comportamento da parte della Regione Toscana, perché in pratica sconfessa se stessa e soprattutto sconfessa tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e al cercare di considerare la risorsa lapidea come qualcosa che andrà a esaurimento. Il fatto che si parli di coltivazione dei siti estrattivi, per esempio, secondo me è gravissimo, perché è un inganno lessicale, perché tutti vediamo quelli che sono i risultati dell'attività intensa di estrazione nelle nostre montagne, e crediamo che invece la Regione Toscana debba guardare maggiormente agli aspetti, appunto, ambientali, piuttosto che pensare soltanto agli aspetti economici, che sembrano invece essere l'unico modo in cui le nostre montagne vengono rappresentate. Il provvedimento sulle cave viene licenziato dalla Giunta nell'ottobre del 2022, viene successivamente preso in considerazione a livello di illustrazione da parte delle commissioni nel novembre del 2022, poi tutto si ferma, tutto non va avanti e improvvisamente invece si riattiva nel maggio, a fine maggio, a seguito di emendamenti del PD. No, noi non l'abbiamo approvata, ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana né rispetto all'andamento di questa proposta di legge, che era emersa a novembre in commissione, poi è scomparsa, è riapparsa dopo 6 mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato i siti estrattivi di materiali pregiati come marmi ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede, e inoltre non ci è sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto a emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma, che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. Si tratta di un tema molto complesso per il quale sinceramente avremmo gradito anche la presenza dei tecnici degli uffici della Giunta per sostenere da un punto di vista dei contenuti anche la discussione sugli emendamenti. Ne prendiamo atto, per questo ci siamo astenuti, perché non vogliamo essere responsabili di una norma che non si è capito bene gli effetti che possa avere sul territorio, e dall'altra parte non vogliamo nemmeno danneggiare le aziende che faticosamente magari riescano ancora ad oggi a portare avanti attività estrattive.
Il più alto riconoscimento dell'Assemblea Toscana è stato consegnato alla squadra femminile della Savino del Benevolley, un modo per riconoscere anche il grande lavoro che viene portato avanti nel settore giovanile con risultati straordinari. La passione del patron Paolo Nocentini per la pallavolo ha dato ottimi risultati nel giro di pochi anni e quindi nella sala gonfalone del Palazzo del Pegaso erano presenti assieme allo staff anche le giocatrici. Ma noi abbiamo voluto con il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, dire grazie alle giocatrici, a tutto lo staff della Savino del Benevolley per aver portato in alto con la vittoria della Coppa CEV il nome della Toscana in Europa. È un modo per ringraziarle anche per le tante emozioni che hanno trasmesso alle toscane, ai toscani. L'ultimo set purtroppo della triste eliminazione in semifinale del campionato è stato davvero emozionante, ci hanno trasmesso la voglia di farcela e poi è un modo per riconoscere anche il grande lavoro che viene portato avanti nel settore giovanile, risultati straordinari anche in quel settore, investire sui giovani, investire sullo sport come momento di socialità. Insomma, oggi è una bella giornata per Scandicci, per Firenze, per la Toscana. Dovremmo essere pochino più, posso dire, avere più voglia di vincere, che qualche volta non la vedo nelle ragazze. Invece io sono stato anch'io sportivo, se non vuoi vincere è dura, se invece vuoi vincere forse ce la fai. È una grossa soddisfazione perché noi ovvio lavoriamo soprattutto per ottenere dei risultati sportivi, però quando si vede che c'è questo riconoscimento, che i nostri risultati danno questa soddisfazione anche a una regione poi importante come quella la Toscana, è un premio per noi ulteriore al lavoro che facciamo e ai risultati che otteniamo. Una grande soddisfazione per noi, per tutta questa stagione, per la vittoria di un'altra Coppa Europea che ci ha permesso poi, anche grazie alla classifica finale, di poter accedere alla Champions League, cosa che comunque da portare a Firenze penso che sia sempre un grandissimo merito per noi, per la città, ma anche per tutte le istituzioni. Siamo felici perché dalle difficoltà ne siamo usciti sia vincenti che comunque con ottimi risultati ed è quello che ci poi auguriamo anche per la stagione futura. E così si conclude anche il nostro appuntamento con il Direttore del Consiglio. Vi ricordo per tutti gli aggiornamenti e le informazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.